Joselito Marin 28 per esserti iscritto al canale. Un aeroplano sconosciuto chiede di atterrare, comandante. Un aeroplano sconosciuto. E come è arrivato fin qui? Non so, comandante. Noi non abbiamo avuto alcuna comunicazione. Dice che sta per finire il carburante. Sesso, comandante. Davvero? Me li ha infilati in tasca con un giochetto di prestigio? E adesso mi caverà un uovo dal naso? Un uovo dal naso e un orologio da un orecchio. Per tutta risposta lo sconosciuto
Varsavia, Londra, eccetera, eccetera. Il tempo si era fermato. Non invecchieremo più, non moriremo più. Il comandante dell'aeroporto passava il tempo al telefono. Lo chiamavano da ogni parte del mondo per dirgli: lo tenga stretto, gli metta le manette, gli tiri il collo, gli metta un sonnino.
incerato aggrappato alle sbarre della sua prigione, si domandava accorato: non riavrò mai più la mia libertà. I contadini borbottavano: qua col raccolto si mette male, se non passa il tempo, se non torna la primavera, gelerà tutto, non avremo niente da mangiare. Insomma, il comandante dell'aeroporto cominciò a ricevere sulla sua poltrona, continuava a fumare la sua pipa, sorridendo. Cosa devo fare? Protestava il comandante. Uno la vuole bianca, l'altra la vuole nera. Io me ne lavo le mani e lo lascio andare via. Bravo, grazie. Ma così, senza ordini superiori, capisce che ci rimetto il posto. E allora mi tenga qui, io ci sto benissimo. Un'altra telefonata: è scoppiato un incendio, se non passa il tempo non arrivano i pompieri, brucerà tutto, bruceremo tutti, abbiamo in casa vecchi e bambini, non può far finta di niente, comandante. Il comandante a questo punto picchiò un pugno sulla scrivania. Uscì dalla porta. Le sfere degli orologi ricominciarono a muoversi e 60 secondi più tardi scoccò la mezzanotte. Scoppiarono i fuochi artificiali. Un anno davvero difficile. Se questa fiaba vi è piaciuta, iscrivetevi al canale, lasciate mi piace. E noi ci vediamo.